Partiamo dal presupposto che Folgheria Lavarone Luserna, l'Alte Cimbra, è la località del Trentino Alto Adige che prima si raggiunge provenendo dalla A22, quindi veramente veloce da raggiungere dal centro, dal nord Italia e con un piano sciabile all'avanguardia, 100 km di piste, interamente garantita la neve artificiale al 100%, con un sistema che in 3 giorni di buona temperatura ci permette di innevare da zero il nostro piano sciabile. È una località che si contraddistingue dalle altre per essere totalmente certificate per le famiglie, quindi alberghi a misura di famiglia, impianti risalite piste adatte alle famiglie e da chi vuole imparare a sciare, ma non solo, anche agli esperti sciatori. Infatti le nostre piste rosse e nere sono quel parterre dove la nazionale di sci viene durante l'inverno ad allenarsi ed è anche lo scenario dove il trofeo Topolino Sci, il trofeo Disney, vede i campioni del domani sfidarsi in questa competizione internazionale ormai conosciuta da tutte le cronache. Le novità di questo inverno sono molte, prima di tutto le fat bike, questa nuova tendenza del mondo della mountain bike, biciclette che hanno ruote di grandi dimensioni che permettono la discesa lungo sentieri innevati. Siamo tra i primi davvero dell'arco alpino europeo a proporle, quindi ci saranno questi eventi sia in notturna che in diurna, escursioni con guide, quindi anche per chi non è mai andato in mountain bike si può attraverso il nostro sito internet e ricavare le informazioni alpecimbra.it. Certamente è anche l'anno del non solo sci, quindi tantissime proposte di ciaspole, sci alpinismo, quindi non solo sci di discesa, sci di fondo. Ricordo che l'Alpe Cimbra è tra i comprensori trentini che più offre possibilità per lo sci di fondo, il comprensorio di Passo Coe e il comprensorio di Mille Grobbe, dove si tiene la famosa competizione Mille Grobbe Sci. E altre novità, il Trentino Ski Sunrise il 10 di gennaio è questa manifestazione che si tiene all'alba prima del sorgere del sole. Apriamo una seggiovia nella notte, facciamo salire i nostri sciatori ad un rifugio, si fa una ricca colazione con prodotti a chilometri zero e poi appena il sole sorge ci si veramente libera lungo un piano sciabile totalmente immacolato ed è veramente una sensazione di libertà che è davvero non ha uguali. Cercare di comunicare in maniera molto reale quello che è il nostro territorio senza false illusioni. È un territorio talmente ricco che ci offre ogni giorno degli spunti per poter dialogare con il nostro pubblico, sia attraverso gli strumenti tradizionali ma molto attraverso i social con cui siamo collegati veramente H24, quindi siamo presenti da Facebook a Twitter a Google+, siamo connessi con il mondo dei turisti e questa credo sia oggi una componente molto importante perché vogliono informazioni in tempo reale, informazioni precise, informazioni verificabili, quindi finalmente, come dire, è il momento in cui quello che si dice può essere verificato e chi lo fa correttamente oggi viene premiato per la concretezza dei contenuti. Abbiamo anche un programma interessante che è legato alla fiaba dell'Alpe Cimbra, che è una fiaba appunto che racconta la storia e le tradizioni attraverso dei personaggi che fanno parte dell'immaginario collettivo del nostro territorio, quindi la Frau Pertega, che è quella che sostituisce da noi la cicogna, le streghe che fanno sempre parte della tradizione di montagna e quindi un ricco programma di animazione e di intrattenimento basato su questa fiaba che aiuta i bambini e le loro famiglie ad avvicinarsi alla natura e alla montagna in maniera semplice e anche a capire come vivere in tranquillità la montagna, quindi sfatando i falsi miti per cui la montagna può essere pericolosa. Nulla è pericoloso nel momento in cui si conosce.